Siamo in compagnia con il presidente del gruppo musici Mauro Nappini, che ringraziamo per averci aperto questa sera con le nostre telecamere. Siamo venuti qua a vedere gli allenamenti del gruppo musici, grazie davvero. Grazie a voi della presenza, per noi è sempre un piacere ospitarvi e per noi è un modo di promulgare la nostra attività. Noi facciamo qui le prove tutto l'anno, due volte alla settimana, dalle 9 alle 10, e quindi la nostra attività prosegue non solo durante la Rosa del Saraceno, ma praticamente per tutto l'anno. In che giorni le fate durante l'anno? Martedì e giovedì, dalle 9 alle 10. Invece, mentre sotto la giostra, gli allenamenti si intensificano? Si intensificano nelle ultime due settimane, nella settimana prima dell'estrazione delle carriere e naturalmente la settimana della giostra per l'entrata in piazza. La prima, le prove si svolgono soprattutto in Piazza del Popolo, su al comune, mentre nella seconda settimana per la giostra noi facciamo le prove in piazza per l'ingresso in lizza e per permettere poi ai figuranti di entrare in piazza al suono delle nostre chiarie, dei nostri tamburi. Voi che siete la colonna sonora della giostra, da quante persone è composto il gruppo musici? Il gruppo attualmente conta circa 60-65 addetti, se consideriamo i nuovi ingressi di quest'anno che sono stato decisamente un numero notevole, circa 12 ingressi, e in piazza in genere entriamo intorno circa dai 50-55 persone. Se un ragazzo vuole entrare nei musici, cosa deve fare? Nulla, si deve presentare, e avere solo volontà, passione, desiderio, e qui troverà l'accoglienza che maggiore possibile, tutto quello che può desiderare. Noi naturalmente gli consegniamo sia strumenti che il necessario per poter suonare, quindi ci vuole solo passione, volontà, desiderio. Quanti brani eseguite? Il nostro repertorio adesso conta di circa 33 brani, tutti diciamo in grado di essere suonati in qualsiasi momento. Ne avevamo di più, poi alcuni li facciamo solo ed esclusivamente in occasioni particolari che poi li abbandoniamo, come per esempio la canzone del Piave che abbiamo fatto in occasione della giostra per la dedica alla Lancia e l'Inno d'Italia. L'Inno d'Italia rimane sempre il nostro repertorio, ma lo eseguiamo solo in casi eccezionali. Complimenti davvero Presidente, c'è una meticolosità nella preparazione davvero incredibile, grazie ancora per averci aperto queste porte, aver fatto la possibilità di aver fatto vedere anche ai ragazzi da casa che ci seguono come è anche il lavoro, quanto tempo dedicano anche i musici alla preparazione della giostra e delle uscite varie. Grazie a voi, mi auguro che questo possa servire di incentivo a coloro che magari non conoscono profondamente il gruppo, promulgando la nostra identità, che trovino la passione e il desiderio di voler venirci a trovare, quindi fa parte del nostro gruppo. Grazie. Allora Marco, ti abbiamo visto con la nostra telecamera, ti abbiamo ripreso e lui è il maestro del gruppo musici. Raccontaci un po' come sono i tuoi allievi. Io ho preso il gruppo musici in mano 3-4 anni fa. Prima di me c'era il professor Gian Piero Cangi, che comunque ha portato avanti il gruppo per 30 anni,
direi ha fatto un buonissimo lavoro, perché io ho già trovato degli allievi, se così si possono chiamare, già avanti con la preparazione. Con me si sta affrontando un tipo di preparazione un pochino più tosta, un pochino più professionale, tra virgolette, però comunque lasciamo sempre anche lo spazio per divertirci durante le prove. E niente, da 3 anni a questa parte i pezzi, quando sono entrato, erano poco più di 20, e grazie alla loro collaborazione, alla loro pazienza, siamo arrivati a 33 pezzi, quindi abbiamo fatto 10-11 pezzi nel giro di 2 o 3 anni. Niente, quindi devo ringraziare loro per la collaborazione e per la pazienza, perché capisco che sopportarmi dopo un pochino diventa un po' faticoso, però ci si fa e ci si diverte. Come consiste la tua preparazione anche in termini tecnici? Allora, noi ci troviamo costantemente martedì e giovedì, tutte le settimane, tutto l'anno, a parte la pausa estiva, la pausa invernale, e dalle 9 alle 10 siamo qui giù, il gruppo grande, mentre altri miei adepti sono su con altri ragazzi, le nuove leve. E niente, proviamo i pezzi costantemente durante l'anno per raggiungere quella che è una, chiamiamola, perfezione, che considero perfezione ovviamente nei limiti delle capacità del gruppo, che ricordiamo sono tutti autodidatti, quindi già starmi dietro con una preparazione del genere è già un bel impegno per loro, quindi la mia preparazione è un pochino più avanzata, ma comunque riusciamo sempre a ottenere buoni risultati. Stiamo giù, tra una risata e uno scherzo insieme impariamo cose nuove, e nel periodo invernale, ora quest'anno no perché siamo in preparazione per un evento del 2020, impariamo solitamente un pezzo nuovo. Ora quest'anno, ora stiamo ripulendo un po' di pezzi in vista di Santa Cecilia, dell'esibizione del 24 novembre, e basta, quindi ci divertiamo e impariamo insieme. Complimenti davvero, ragazzi. Grazie. Complimenti. Allora, siamo in mezzo a una chiarina e un tamburo, due generazioni di musici, a parte il più veterano, diciamo, dai, non diciamo anziano, e il più giovane alla mia destra. Allora, partiamo con dalla precedenza agli anziani. Bravo. Da quant'è che suona nel gruppo? 1992. Quindi sono 30 anni, l'anno prossimo sono 30 anni, maggio dell'anno prossimo sono 30 anni. Cos'è che ti ha fatto avvicinare al gruppo musica? Io è un discorso che conoscevo un ragazzo che aveva bisogno di un interprete, perché facevano le trasferte in Francia, io parlando francese sono andato sempre con loro, e da lì poi ho iniziato, ma perché non suoni, perché non fai qui, perché ho iniziato a portare il labaro, il nostro stemma dei musici, per qualche anno. Poi mancava sempre un tamburo e allora ho iniziato a suonare il tamburo per 5-6 anni o anche più. Poi mancava sempre le chiarine e dunque ho provato a dilettarmi nelle chiarine, quindi ho suonato e adesso suono tuttora la chiarina. Per un neofita quanto tempo ci vuole per imparare a suonare la chiarina? Per imparare a suonare la chiarina penso che in una stagione impari a suonarla, in un anno. Cioè, poi se hai la volontà, sai, noi un pochino più grandi ci vuole un pochino più di tempo per capire subito il pezzo. Poi noi si suona tutta a memoria, quindi non abbiamo uno spartito con il legge, bisogna imparare tutta a memoria. Il brano tuo preferito, il suo preferito? Ma quasi tutti, sinceramente quasi tutti. Si ricorda tutti a memoria? Tutti a memoria, tutti, da più piccolo come lui e come noi, tutti i brani ci ricordiamo a memoria. Comunque è anche un bello stimolo venire comunque tutti due volte. Certo, due volte a settimana è lunga, ed è lunga, però se veniamo volentieri, poi non è che sono solo prove, ci divertiamo anche, siamo un gruppo abbastanza goliardico. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere. Sì, no, sono tutti ragazzi bravi, no? Da più grande, tipo me per esempio, al più piccolo, lui, siamo uguali, siamo sullo stesso livello. Tra pazzi no, non sarebbe il gruppo. E quello è il bello anche, l'unione tra varie generazioni. Sì, esattamente. Poi cioè, uno non durerebbe come me, in questo caso 30 anni viene qui, che me lo fa fare. Invece io mi diverto proprio a stare insieme a questi ragazzi, a suonare, a ridere, a scherzare e tutto. Poi quando dobbiamo fare mettiamo il vestito, allora siamo seri. Fino a un secondo prima facciamo quello che vogliamo, poi siamo serissimi. E ora passiamo al più giovane, com'è il tuo nome? Elia. Elia, da quant'è? Ti sei avvicinato adesso al gruppo musica? Da circa un anno e mezzo, 2 anni. Qual è la passione che ti ha spinto a entrare nel gruppo? Diciamo perché è da anche quando sono più piccolo che vivo la giostra, sento i tamburi, le chiarine, e quindi diciamo, mi è sempre piaciuto suonare, mi è sempre appassionato il tamburo, per questo mi sono avvicinato. Complimenti, l'ho sentito prima, è molto bravo. Per chi quartiere sei? Porta Crocifera.
Ok, e qual è il tuo brano invece preferito? Un po' tutti, forse Lo Svelto è il mio preferito. Dopo allora riprendiamolo e si guarda quando suona Lo Svelto. Grazie mille ragazzi, grazie davvero. Siamo qui con le nuove leve del gruppo Musici, siamo con le Chiarine che si sono divise stasera in un gruppetto autonomo per imparare a suonare, e alcuni più avanti nell'apprendimento stanno già imparando i nuovi pezzi. Andiamo a conoscerli. Ti chiami? Lorenzo Guidelli. E da quant'è che sei nei Musici? Un anno e due mesi all'incirca. Cos'è che ti ha portato a entrare nei Musici? Mi è sempre piaciuto fin da bambino vederli suonare, sfilare. E perché proprio la tromba? Perché mi è sempre, diciamo, anche questo piaciuto, sentirli suonare, e mi sarebbe piaciuto imparare a suonare i pezzi che suonavano i Musici. Te stai già suonando già alcuni brani e alcune prove già hai partecipato con il gruppo grande, giusto? Sì. E quanto tempo hai impiegato a imparare i primi pezzi, a suonare la tromba? 6-7 mesi, poi piano piano abbiamo imparato i pezzi. Scusa. Te invece ti chiami? Francesco Agostinelli. Anche te stessa domanda, da quant'è che sei nei Musici e perché sei entrato? Più o meno il suo tempo, circa un anno e due mesi, tre mesi. E stai già suonando anche te i brani o ancora stai imparando a suonare la tromba? Sto suonando qualche brano, però piano piano si impara. Ci siamo, dai. Te invece ti chiami? Maurizio Peruzzi. Passo avanti. Tu da quant'è che sei nei Musici? Tutti insieme, sempre un anno e due mesi. Quindi siete tutti, diciamo, allo stesso livello. Perché sei entrato nei Musici? È un po' per l'amore della giostra, un po' perché mi piace vedere i Musici, sono sempre piaciuti. Quindi il capogruppo di turno decide chi fa controcanti, e la prima volta dell'alleluia alza le trombe solo chi fa i controcanti. La seconda volta, tutti, con la seconda voce, più tamburi, ok? Mi raccomando, non pa 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 ma pa 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 pa. Siamo qui con un'altra nuova leva, te ti chiami? Tommaso. Da quant'è che sei venuto nei Musici? Un mese e mezzo. Quindi proprio fresco fresco, e cos'è che ti ha portato ad entrare nel nostro gruppo? Mi ha portato la passione per la musica, e ho desiderato sempre di suonare la tromba nei Musici, e grazie ai miei amici mi hanno convinto e sono venuto qui. Te già sapevi suonare lo strumento o è per te la prima esperienza? No, sono venuto qui senza saper suonare niente e sono venuto qui proprio per imparare. Quindi un altro ragazzo che è partito proprio da zero, che si sta già inserendo nel gruppo. E te stai ancora imparando a suonare lo strumento o già sai alcuni pezzi? Ho finito vari pezzi e me ne mancano altri ancora parecchi. Grazie. Siamo adesso invece con una nuova leva, però lui è un tamburino. Ti chiami? Riccardo Mazzi. Io te invece non ti chiedo da quanto sei nei Musici, ma ti chiedo da quant'è che segui i Musici. Da quando sono appena nato. Quindi dovete sapere che ora adesso hai 12 anni e lui praticamente da quando è piccolo ha sempre seguito le esibizioni e è sempre venuto in piazza a vedere le prove del gruppo Musici. Quindi ora che sei un po' più grande hai deciso di entrare. Eh sì, mi hanno chiesto, mi hanno detto questa opportunità alle prove in piazza, e quindi sono venuto a settembre. Quindi per te ora essere nel gruppo Musici cosa significa? Ma è una bella esperienza, oltretutto, dato che mi sono impegnato parecchio in questi anni, quindi è anche una grande soddisfazione per me. Quindi diciamo che nell'apprendimento dei pezzi parti già avvantaggiato? Un po' sì, è ovviamente più difficile rispetto a come suono col quartiere in altre situazioni, però un po' me la cavo. Qual è il tuo sogno? Ma sarebbe entrare in piazza vestito da musico. Siamo con Tommaso Cardeti, che questa sera è con i ragazzi nuovi e sta insegnando alcuni brani, giusto? Sì, si stanno preparando anche loro a suonare le prime note, e vengono assiduamente sempre alle prove questi ragazzi, quindi si impegnano molto durante l'anno e
niente, stanno imparando bene, diciamo. Siamo in compagnia con Andrea. La prima domanda è: ti sei trovato meglio nel ruolo di intervistatore o di chiarino? Sicuramente è stato peggio che entrare in piazza la prima volta. Quando fu la prima volta? Giugno 2008. Quindi te dal 2008 che sei dentro il gruppo musici. Sì, e vinse Porta Crucifera. Che memoria che hai, davvero incredibile. E ti volevo dire, qual è il tuo pezzo preferito? Il Monci, sicuramente il Monci quando si entra in piazza. Anche in sfilata sotto i portici, però il Monci in piazza è il pezzo più bello che c'è. Cos'è che ti ha spinto a entrare nel gruppo? Ma principalmente la passione per la giostra abbinata alla passione per la musica. Dovete sapere, amici, che lui è una delle colonne di Corriere Giostre, è uno che fa un sacco di ricerche. Ora stai lavorando per ricerca in biblioteca? Una ricerca in biblioteca per un pezzo appunto sui musici, ma ancora in lavorazione. Lo scoprirete, seguiteci.